passata attraverso l'armadio? No, scusa, Da quando in qua c'è una porta che dalla cucina porta nell'armadio? Shh, fa vedere. Michael, lo sapete, non c'è nessuna porta qui, neppure bugiardo. Ma porco qua, ma porco là, ma state attento con i bidoni. Ma allora, ma che succede? No, sono io che domando cosa succede. Vorrei vedere se qualcuno vi mettesse piede in faccia mentre stavate facendo un... Ma bene, Francesco, bene, anche tu nell'armadio, eh? Ah, ma bravi, bravi, bene, bene, eh? Ma non vi vergognate? Così brutti che siete nell'armadio, voi! Ma glielo avevo detto anch'io che non sta bene, ma lei lo conosce, Francesco, sa i suoi gusti. E dice che piuttosto che sdraiarsi in un fienile, lui ci rinuncia. Ci rinuncia? E certo che ci rinuncio. Sul fieno ci vadano le bestie. Io invece sono un uomo libero. E dal momento che i creditori del signor Marchese ci hanno pure fregato il letto, ho tutto il diritto di dormire dove voglio, persino in un armadio. Beh, alziamo anche la voce adesso, Tanto, fra un po' dovrò chiederti il permesso di entrare in casa mia. Oh, perché tu qui ormai sei il padrone, è vero? Dormi nell'armadio, ti metti la mia giacca, l'unica buona che mi va bene. Entri ed esci dalla porta padronale con la gerla dello strame sulle spalle e insozzi dappertutto. E come insozzi tu? Non insozza nessuno. Il signor Marchese ha ragione. Forse ti conviene chiedere scusa. Ah, la colpa non ti ci mettere anche tu, Sapete allora cosa vi dico? O smettetela di farmi le ramanzine, e bene, o un giorno o l'altro vi sbatto la porta in faccia a tutti quanti e me ne vado! E chi può essere adesso? Scommetto che quel bestione di Giuseppe, il fattore, era stato qui 2 o 3 ore fa. Era fuori della grazia di Dio. Ha detto che se quando torna quel disgraziato... E chi sarebbe quel disgraziato? Il disgraziato è lei. Ma ancora, come si permette? Io non mi permetto, è lui che si è permesso. E senza nemmeno aspettare che gli si dicesse... Avanti! Ah, sì! Bene, bene! Gli faremo chiedere scusa in ginocchio! Bene, bene! Adesso vado ad afferire, così gli facciamo chiedere scusa in ginocchio! Proprio in ginocchio! Non devi essere troppo duri con i dipendenti! Troppo duri! Se quello riesce, avete lei! Non permettere! Non permetterò mai simili cordialità a un fattore, né a lui, né agli altri 28 creditori che mi danno la caccia! 29, prego, perché se non le spiace ci sarei anch'io, che è una cosa come 36 mesi che non vedo il becco di un quattrino. Sì, va bene, ma adesso vai ad aprire, prima che quell'energumeno butti giù la porta, ed io mi metterò... Gli dirai che non ci sono, d'accordo? Muori! Ma allora, apro o chiudo? Oh, chiudi là e apri qua! No, cioè, chiudi qua e apri là! Oh, ma cerca di sbrigarti, di capire quello che dico! Forza! Va bene, basta che non mi gridi! Non ti grido, forza, muori! Ah, allora non mi grida! No! Non ti grido! Ah beh, se non mi grido! Aia! Che colpa! Disgraziata cammellona, maledetta nasona! Ecco, lo sapevo! Ci avrei giurato! E poi, non si dice cammellona! Si dice cammello! Dice
qui in incognito, si è accorto di trapelarsi qualcosa della mia relazione con quel disgraziato del tuo padrone. E tre! E adesso dov'è? Chi, quel disgraziato? S'accomodi, è nell'armadio. Nell'armadio? Ma che ci fa nell'armadio? È impazzito? Sì, sì, principessa. Il disgraziato è impazzito. Si può? Signor Marchese, c'è qui la sua amica. Chi? Quale amica? No, non l'amorosa del fattore. La principessa. La faccio accomodare? S'accomodi, altezza. Margot, Malo, che succede? Oh, principessa, vogliate scusare? Che ci fate là dentro? Vi spiegherò, principessa, vi spiegherò. E adesso chi può essere adesso? Ma per cosa fate presto? Questa volta è proprio Giuseppe. Oh mio Dio, sono perduta, se a corte si venisse a sapere. Dove vado a nascondermi? Venite, principessa, sei un posto sicuro. E tu, Margot, vai da qui. Ho capito. E adesso rigrida. Margot! Disgraziata! Maledetta cammellona! La zona! Il signor Marchese si è dimenticato la zona! Oh! Prima dice apri, poi dice chiudi! Io chiudo e lui... Oi, 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 oi. Veramente io i numeri li so contare, ma non li so leggere.
interessa così tanto la lotteria di Vienna? Ho fatto una mattata. Ho comprato un numero vincente. E che ne sai tu se il numero è vincente? Se le dico che è vincente, è logico che è il 35 89 89. Ah, certo, certo che è logico. Se è vincente, deve essere per forza il 35 89 89. Ai, 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 ai. La testa! Che i colpi di seduta rispondono al cervello! Su, su, poverino, è tutto gelato! Aspetti che l'aiuto! Mi vado a prendere qualcosa di caldo per annusare. Un po' di vapore che fa bene allo stomaco. Torno subito! È proprio! Il 35 89 89. Roba da matti. Ma guarda te, su una fortuna del genere doveva capitare una nasona camellona come la Marcolfa. Dire 1000 lire tutte in una volta. Roba che ci si può comprare il Lombardo Veneto e il Piemonte tutto in un blocco. Ma che cosa se ne fa poi la Marcolfa del Lombardo Veneto tutto in un blocco? Sola com'è? Proprio sola non è. Sì, quel rimbambito del Francesco. È 30 anni che sono fidanzati quei due, ma vigliacco, se si sarà deciso una volta a chiederla in moglie. No, ma questa volta, per quanto idiota, si deciderà a sposarlo. E come? Penso di essere io al posto suo. E perché no? Sono certo meglio del Francesco, io. Se non altro, sono più meglio io di quell'imbecille, no? Se non altro, sono più furbo, io. Ai, 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 accidenti! Eppure mi sembrava che fosse spento. Piuttosto, si dimenticavo della Teresa. Se quella viene a sapere una roba del genere, mi cava gli occhi. Ma che importa? Con una fortuna così me ne compro 300 di occhi. Ma che dico 300? 321 occhi, 20 nasi, 30 orecchie. Oh, santa Gertrude, mi è presa la mattana per via della seduta. Presto, signor Giuseppe, annusi, annusi il vapore. Ma non posso dire, con la testa non ti fanno fare, se no non passa. Oh, grazie. Attento, Peperuccia. Grazie, Marcolfine Tuccia, sei un angelo. Che cosa sono io? Un angelo? Un angelo? Marcolfine Tuccia. Ma lo sai che guardandoti bene e a lungo sei anche carina? Carina? Anche di profilo? 35 89 89. Eh sì, anche di profilo. Oh, grazie, signor Giuseppe. Oh, piuttosto, non è che per caso ha visto se delle volte è uscito il mio numero di vincente? No, non ancora, ma non farti troppe illusioni. C'è una possibilità su 1 milione che esca quel numero. No, è il numero vincente, sono sicura. Piuttosto, dimmi, dove hai nascosto il biglietto? Fammelo vedere. No, 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 signor Giuseppe, non sta bene. Ah! Oh, ai, 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 ai! Come brucia! Brucia? Sì, brucia! Ma se non esce neanche il fumo! Non brucia lo stesso! Oh, sarà la primavera! Piuttosto, dimmi, angioletto mio, dove hai messo il biglietto? Il mio bigliettino, Vincenzo? Sì, 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 sì. L'ho messo in un posto molto sicuro, così. Sono sicura che non lo perdo. E poi, mi serve anche da soletta. Eccolo qua, adagio che
lotteria di Vienna, numero 358989. Ah, è proprio lui! Ah, ai, 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 ai. Signor Giuseppe, lo devi annusare con la testa, se no non va! Ai, 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 come brucia! Ma tu... Piuttosto, mi ridà il mio biglietto. Sa mica peraltro, ma le ho detto che mi serve anche da soletta. È la più bella soletta che abbia mai visto in tutta la mia vita. Senti, Marco Alfinetuccia, perché non me lo presti? Sì, ho anch'io uno stivale che mi fa male. Ecco, vedi, adesso mi dispiace, vedere. Ma non posso. La soletta è roba troppo personale. Le do tutto quello che vuole, ma la soletta proprio no. La mamma non vuole. Tutto quello che voglio? Sì. Marco Alfinetuccia, guardami negli occhi. Guardo subito. Guardi d'alto, da più su. Oh, ma ci sono i peruscoli, ho la stagione di... Ah, ai, 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 ai! Ma signor Giuseppe, piede. Non devi usare con la testa, come fa a non capire le cose? Basta! Marco Alfinetuccia, tu lo sai perché sono venuto? Sì, per sfasciare la faccia al marchese se non paga subito. No, 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 no. Marco Alfinetuccia, sono venuto per chiederti se vuoi diventare mia moglie. Mamma! Moglie? Moglie! Moglie? Come dire? Prete? Chiesa? Matrimonio? Bambini? Sì! Nonna! Marco Alfinetuccia, guardami negli occhi e dimmi di sì. Sì, sì, sì! Poco fa, ma saprò redimermi ai vostri occhi.
Ecco, mi arruolerò nuovamente negli ussari del maresciallo Radetzky. In quell'armadio c'è ancora la mia sciabola e la mia uniforme. Ucciderò tutti i garibaldini che vorrete. Anzi, farò di più. Andrò a Roma e mi arruolerò nella guardia svizzera. Sì. Vedrete come sarò bello vestito a righe gialle e blu col basco e le piume. Troppo tardi ormai, troppo tardi. Addio, addio per sempre. Principessa, la giacca! Mi dispiace, mio caro, troppo tardi. Addio, addio per sempre. Salvarmi dal disastro, alla galera. Eh già, perché se non pago entro la fine del mese, sarà la fine davvero. Quelli non scherzano. Oddio, come sono caduto in basso, sempre più in basso. Ah. Anche lui una testata. Povero signor Marchese. Buongiorno, signor Marchese, finalmente la trovo. Ebbene sì, mi hai trovato, Giuseppe, ecco, ecco. Ma non preoccuparti, non scappo più. Sfascia pure tutto ciò che vuoi, eh? Uccidimi, se ti fa piacere. Oh, signor Marchese, su con la vita. Oggi è un giorno bellissimo. C'è il sole, gli uccelli cantano, le campane suonano. Sì, ha morto. A festa, signor Marchese, a festa, perché io mi sposo. E sempre se lei mi dà il permesso. Vero, Marco Finetuccia? Giuseppino, tu mi turbi, mi turbi. Bene, bene, Giuseppe, sono proprio contento per te. In fin dei conti, la Teresa è una brava ragazza e sono sicuro che sempre in fondo ti troverai bene. Ma il Giuseppe mica sposa la Teresa. La Teresa pensa solo a farsi bella. Non è la moglie ideale. E chi sarebbe la moglie ideale? E come chi sarebbe? La moglie ideale sono io. Chi? Sicuro, la Marcolfa. Sempre se lei mi dà il permesso di sposarla, eh? Giuseppe, ti senti meglio? Mi hai sentito meglio, signor Marchese? Marcolfa, che cosa è successo? Forse che la seduta gli ha risposto al cappello. Ma quale seduta? Signor Marchese, o mi dà il permesso lei o me lo prendo da solo. D'altronde la Marcolfa è maggiorenne, no? Signor Marchese, glielo dia il permesso, se no il Giuseppe mi rapisce. Tu la rapisci? Sì. E poi dopo bisognerà fare tutto in fretta e in furia. E invece io voglio sposarmi bene, con tanti fiori, in bianco. In bianco? Sì, in bianco, Giuseppe, in bianco. Perché, vedi, io non te l'ho mai detto, ma... Tu sei il mio primo amore, ecco. In bianco! Ah, addio! Ah, sono proprio un bello spettacolo! Con i fiorellini sul naso! Ci sarà da ridere per un mese? Può essere da ridere anche per un anno intero, perché riderà bene chi riderà ultimo. Ma col Finetuccia, sposati pure come vuoi, in bianco, in rosso, in giallo, a pallini. No, a pallini no. Anche un matrimonio a pallini, quando mai? No! Signor Marchese, col suo permesso, adesso io vado di là in cucina a piangere un poco, tanto per sfogarmi, perché c'ho un matone qui che mi sento soffocare, mi sento. E poi devo dirlo anche al Francesco, chissà come sarà contento, povero Francesco, soffriva tanto all'idea di dovermi sposare. Signor Marchese, con permesso. Giuseppine Tuccia, con permesso. Ma Giuseppine Tuccia? Sì. È un bacio? Sì. Per me? Già.
Giuseppe! Ti avverto che se è uno scherzo ti uccido, come è vero che sono un tarato! Signor Marchese, non facciamo scherzi, eh? Ho messo la sicura e poi anche scarica. Sta tranquillo. Non si preoccupi, signor Marchese, non c'è nessuno scherzo. Anzi, per dimostrarle quanto siano serie le mie intenzioni, l'autorizzo, qualora non tenessi fede ai miei impegni, a non tenere fede ai suoi verso di me. Stai dicendo che non ti dovrò più un soldo del mio debito? Sicuro. E lei sa che, a differenza di qualcun altro, ho una sola parola io. Eccetto i presenti, ovviamente. Ad ogni modo, caro Giuseppe, io ti conosco da quando eri un ragazzo e so per certo che non sei matto. Quindi, se hai deciso di sposare la Maracolfa, ci deve essere una ragione davvero importante. Fuori là! Non c'è lo slo! La rana! Non c'è la rana! I tiri! Non c'è il tirino! E non c'è nessuna ragione importante! È solo che la Maracolfa è la moglie che mi ci vuole! Lavora come un mulo e mangia come un pulcino! Si dorme come un ghiro ed è stupida come una gallina! No, caro Giuseppe, non me la dai a bere! Ti sei creduto tu stesso quando hai detto riderà bene chi riderà ultimo! Di che cosa riderai per ultimo? La pensi come vuole, signor Marchese! Per me? Oh mio Dio, è tardissimo! Devo andare in municipio per le carte e poi devo passare anche dal parroco! E signor Marchese, piacere d'averla rivista e grazie per il permesso! Mi saluti la sua fidanzatina! Arrivederci! Che giornata! In meno di un'ora ho perso la fidanzata, l'amante, la governante e due giacche! E non è ancora finita! Oddio. Signor Marchese? Oh, Francesco, sei tu? Pure. Hai saputo della Maracolfa? Sì, sì, ho saputo, infatti sono qui per questo. Per dirle che io qui non ci voglio più stare. Lo sapevo io che non era ancora finita. Ma scusa, ma che cosa ti manca qui? I soldi? Non sarà mica per il letto? Non sarà per una simile sciocchezza? No, non è per la sciocchezza del letto. È che vede, adesso che non so più una colpa, perché la Maracolfa ha deciso di sposare il signor Giuseppe, io qui non ci voglio più stare. Non sarei mica geloso. E non eri tu che ti lamentavi sempre per il fatto che la Maracolfa non ti lasciava in pace per via del matrimonio? No, non è per quello. Io qui, guardi, ho da mangiare, da bere, da fumare e persino anche addirittura qualche volta da dormire. Poi lei è così buona che non si accorge mai di nulla, nemmeno quando le rubo sul raccolto sulle galline. Sulle galline? Sì, sotto le galline, le uova, intendo dire. Ah, grazie per avermi giudicato buono e non stupido. A chi stupido? Lei dice che ci devo dare dello stupido, invece io ci dico che se un padrone come lei non dice mai va, io dico che lei è un padrone liberale. Ma che c'è queste storie è con la Maracolfa? Non ci saranno i mezzi liberali, non dico alle volte. Chi dice liberale dice libertà, non è vero, signor Martino? È libertà? Libertà, appunto, sì. Per esempio, se io adesso ci do, ecco, una forcata in un occhio, così. Ma sei impazzito! Era un esempio, ma se ne non vuole. Ma lasciamo sempre. Stavo dicendo, se io adesso ci do una forcata in un occhio così, no. Dopo lei cosa fa? Si lamenta. È certo che mi lamenta. Ecco, vede, lei è libero di lamentarsi. Che se invece ci do una forcata e lei non si lamenta, non è più libero. Scusa, ma che c'entra tutto questo discorso con la Maracolfa? Che c'entra, dico io? C'entra e come? Adesso che non so più la Maracolfa, mi dice lei con chi ho da lamentare? Scusa, la Maracolfa ti dava le forcate negli occhi? Peggio, signor Marchese, peggio. Si vede che non ha mai provato a fare il moroso della Maracolfa, sapesse che rompiscatole che è. Ad ogni modo, io sono un uomo libero e qui non ci voglio più stare. Voglio trovare un posto dove ci sia qualcuno che mi fa fare la mia. Ah, ma siete proprio impazziti tutti questa mattina! E va bene, vattene, vattene anche tu! Tanto con te è inutile parlare, quando ti metti in testa una cosa! Piuttosto, Francesco, vieni qui un attimo. Ti chiedo qui un'informazione.
Marcolfa più intimamente di quanto conosca io. Ma non è che abbia qualche fascino nascosto? Fascino cosa? Sì, insomma, qualche qualità di pregio. Se una qualità può essere l'essere brontolona, rompiscatole, addirittura maniaca per le lotterie per l'otto, pensi, signor Marchese, che la Marcolfa, per comprare un solo biglietto della lotteria di Vienna, ha impegnato quasi tutto il suo corredo da sposa. Ma è impazzito! E tu non gli hai detto niente? Come non ci ho detto niente? Ci ho detto sì, ma era come parlare con un'invasata. Continuava a gridare: ho comprato il numero vincente, vedrai se non esce il 358989. L'ho preso da un gobbo di venerdì con 13 lentiggini sul naso. Vedrai se non esce il 358989. Sono Marchese quando ragiono con quella testa. Oh, ah, certo. Certo, ti sarà difficile trovarne un'altra come la Marcolfa. Sì, sicuramente. Ma hai detto 358989? Sì. No, dico, è proprio un numero stupido, non trova? Bisogna essere proprio matti che esca fuori un numero come il 358989. È proprio un numero stupido. È proprio stupido questo numero, sì. Ad sì, ogni sì. modo, come si dice, signor Marchese, io vorrei fare le valigie. Ah, sì, va bene. Oppure, come si dice, dov'è la Marcolfa? Vai a chiamare la Marcolfa e dite di venire subito qui perché le devo parlare. Saluti. Mamma mia. Caro Giuseppe, adesso capisco perché questo suo lancio d'amore. Tu vuoi sposare la vecchia per i suoi fattini? Ah, non pensata neanche male. Te la do io, la moglie ideale. Innanzitutto, devo dire alla Marcolfa come stanno le cose. Chissà che faccia farà. La Marcolfinettuccia. Se pensa che quel disgraziato ti sarà intascato qualcosa come... Come? Fa vedere. Aspetta. Come? 1000 lire? Oh, no, non è possibile. Ah sì? È possibile, sì. Eh no! Qui bisogna correre i pari. Da questa casa non se ne vanno né la Marcolfa né le 1000 lire. A costo di sposarmi la io, la Marcolfa. Vediamo il costo. Innanzitutto, vediamo. Allora, se dico la Marcolfa come stanno le cose, quella capisce tutto e io non ci guadagno niente. Se non le dico nulla, se la piglia Giuseppe. È più giovane, più bello, più ricco. A meno che non riesca a farle colpo in qualche altra maniera. Ma certo, la divisa degli Ussari. Quale donna ha mai resistito all'uniforme degli Ussari del maresciallo Radetzky? Riderà bene chi riderà ultimo. Capitano Begonini, Marchesi di Tranate! A cavallo! Teresa, che colpa ne ho io se quel bravo giovane ha scelto me?
D'altronde, l'amore è cieco, come la fortuna. Sì, certo, Marcalfa. Guarda che bello, mi incanti, sai? Cosa gli hai fatto, Giuseppe? Cosa gli hai fatto, brutta strega? Ah, Teresa, ci diamo un taglio. Brutta strega chi? Ah, te. Cosa credi che non me ne sei accorta che gli hai fatto la fattura? Ah, me lo sono vista arrivare. Tutto bruciacchiato e senza una scarpa. Cosa gli hai fatto, mio Giuseppe? E fitti di darmelo come era prima, hai capito? Altrimenti io... Altrimenti cosa, Teresa? Altrimenti cosa? Io... Adesso esci da questa casa e non farti rivedere mai più. No. Hai capito? Vuoi... Fuori! Accidenti, come sono diventata forte! Una brutta strega, beh! Così carina che sono! Bravo! Carica! Carica! Oh! Marcolfa! Ma come state bene, vestita di bianco! Signora! Ma cosa vi siete messo addosso? Perché? Non vi piaccio, forse? Sì, mi piace. Sembrate Capitan Fracasso. Ma perché mi date voi? Beh, che avete deciso di lasciare il mio servizio per andare uscire di casa e sposare Giuseppe? Ah beh, ma se è per quello... Posso sempre rimanere, magari a mezzo servizio. Ma perché vi siete messo tutto questo armamentario? È scoppiata la guerra. Oh sì, ma nel mio cuore. Ecco perché ho deciso di lasciare questa casa. Posso ancora chiamarvi col vostro nome da ragazza? Si figuri. Ma perché dice che deve lasciare questa casa, che non può più vivere? Ecco! Dici bene, Marcolfa, non posso più vivere in questa casa. Ecco perché mi sono arruolato nuovamente negli ussari del maresciallo Radetzky, per trovare la mia pace in battaglia, per trovare la mia pace nella morte. Oh, povero signor Marchese, è tutto per via di quei 4 o 30 debiti che avete in giro. Ma non deve preoccuparsi, vedrà. Tutto si aggiusterà. No! Ma non è per cose così meschine che io cerco la fine, ma è per l'amor perduto. Ma è esagerato! Perché la principessa vi ha mandato a quel paese? E che se la cacci... Pardon. E per cacciarsela ce ne sono tante di donne. Di donne ce ne sono tante, ma di Marcolfa ce n'è una sola. Ma signor Marchese, che succede? Oh, ma non avete ancora capito che sono pazzo di voi? Che sono sempre stato innamorato di voi, fin dal principio, quando veniste al mio servizio. E che la corte e le altre donne che fingevo d'amare, compresa la principessa, altro non era che il tentativo di farvi ingelosire di me. Ma io sempre speravo, illuso, che voi accorgeste di me. Ed ora che me ne andate per un altro più giovane, più ricco, che cosa mi resta più della vita? Oh, signor Marchese, mi dispiace, ma ecco, io insomma non me ne ero mai accorta. Non l'ho fatto per cattiveria. E mi perdoni? Ma ti ho già perdonata, Marcolfina! Ditemi piuttosto, posso ancora sperare? Ditemi che lo sposerete quell'uomo, ditemi che sarete mia moglie, la Marchesa Marcolfa di Trenate! Marchesa Marcolfa! Oh, mi gira la testa! Che giornata, non ce la faccio più! Marcolfa, ditemi di sì o uccidiamo quell'uomo! E va bene, signor Marchese, mi uccida, che cosa aspetta? Oh no, per carità, aiuto, aiuto, si ammazzano per me, aiuto! Stavi spiando a quanto pare, ma come vedi, mi sono innamorato anch'io della Marcolfa, ossia del suo biglietto della lotteria di Vienna. Ride bene chi ride ultimo, l'hai detto tu, giusto? Adesso ho capito, anche voi avete letto il giornale, e va bene.
anche se indossate quell'addobbo di carnevale, voglio vedere chi fra di noi due verrà scelto. Ah, metti il cuore in pace. Già lo so, sarò io, il vincitore! Non ci sarà nessun vincitore, perché spifferò tutta la mano! Tu non dirai un bel niente, perché io ti ammazzerò! In guardia! E prega! È meglio che iniziate male a pregare! Aiuto! Non ci vedo più! Adesso mi metto allo spiedo come vuole! Scusate, ma l'ho fatto per il vostro bene. Bravo, Francesco! A quest'ora altrimenti ero già vedova ancora prima di cominciare. Vedova? E di chi? Non sono mica loro che ti sposano. E come non sono loro? E chi mi sposa allora? Il tuo fidanzato, no? E chi è il tuo fidanzato? Io, fino a prova contraria. Oh, Francesco, ho stregato anche te, ma che donna! Non ti riconosco più, che mi succede? Te lo dico io, che cosa ti succede? Zitto tu! Chi ti ha chiesto qualcosa? Io voglio parlare con il signor Marchese. Signor Marchese, pronto, mi sente? Chi è? Chi è? Hanno bussato? Signor Marchese, il Francesco le deve parlare. Ditegli che non ci sono, ditegli tornare più tardi. Adesso non mi sento troppo bene. Signor Marchese, col suo permesso voglio sposare la Marcolfa, perché ho saputo... Da chi l'hai saputo? Come da chi l'hai saputo? L'ho saputo da me. Ci ho pensato e mi son detto. Perché non me li devo pigliare io tutti quei bei baiocchi, Ma no, baiocchi, cara Marcolfa! Perché è ora che qualcuno te lo dica come stanno le cose. Tutto quello che è successo per colpa del tuo biglietto della lotteria di Vienna. E se non l'hai ancora capito, è davvero il biglietto vincente, la bellezza di 1000 lire! Ma io lo sapevo già che era il biglietto vincente. Se no stai fresco, che me l'avrebbero scambiato con questo bel vestito bianco. Hai dato il biglietto in cambio! 1000 lire per un vestito bianco! Sì, ma è un bel vestito bianco, il più bel vestito che abbia mai avuto. Oh, ma che ci si compra il Piemonte e il Lombardo-Veneto tutto in un blocco. Noi disgraziati che stavamo per sposarla. Ma io mica vi posso sposare tutti e tre. Veramente io preferirei il Francesco. L'ho sempre preferito, tanto che se me l'avesse chiesto prima non mi sarei nemmeno lasciata corteggiare. Un momento, ma questo giornale non è di oggi. Come non è di oggi? Non abbiamo forse il 24 maggio? 24 maggio 1848, questo è del 1847, cioè dell'anno scorso. Fa vedere. Ah. 24 maggio 1847. Abbiamo preso un bel granchio. Per fortuna, poteva essere la più grossa beffa del secolo. Se ci penso mi vengono ancora i sudori freddi. Ma chi ce l'avrà messo qua, questo giornale? Se l'ho messo io, e a bella vista. A bella vista? A bella vista. Ero sicuro che la Marcolfa vi avrebbe chiesto i numeri dell'estrazione della lotteria di Vienna. E una volta convinti della sua vincita, avreste cominciato a fare i patasbruzzoli con lei. Come? Hai fatto tutto per prenderti gioco di noi? E anche di me. Ma perché? Per darvi una bella lezione. Tutti quanti, vi meritate proprio una bella lezione. Lei, signor Marchese, che ha sempre vissuto come un balordo, accumulando debiti, raccontando balle, cambiando bandiera ogni volta che la si gira, sempre pronto a calare le braghe col primo che alza la voce, come nel caso del signor Giuseppe, che anche lui si merita una bella lezione. Primo, perché è un gran prepotente, soprattutto contro i più deboli, contro chi sta in piedi per scommessa. E secondo, perché è un taccagno, strozzino e arrapatino. E ho fatto tutto questo bel giochetto anche alla mia prima. Perché la devi piantare questa storia delle lotterie. Hai capito, Marcolfa? Guarda che chi vive sperando muore da schiavo. Ma come
di insultarci e di farci la morale. Tu, un lurido uomo libero. Sì, 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 un lurido uomo libero. No, 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 libero, libero, prego, prego. Senti, Francesco, io quel biglietto l'ho visto e non mi è sembrato affatto falso. Infatti non era falso, era vero. Ho incontrato quel gobbo, quel venditore di biglietti, e me ne ha fatto vedere qualcuno e mi sono accorto che ne aveva uno proprio con lo stesso numero di quello vincente dell'anno scorso. E fu proprio quella combinazione a farmi venire l'idea. Ce l'ho mandato io dalla Marcolfa affinché glielo vendessi. Ah, ecco perché mi aveva giurato che era il biglietto vincente. Vincente, ma dell'altro anno? Ma anche a quel mercante a cui l'ho scambiato per questo bel vestito. Abbiamo truffato anche lui. No, perché anche quello te l'ho mandato io e l'abito l'avevo già pagato. Infatti, guarda, mi ha anche ridato indietro il biglietto. Me l'hai pagato tu? Oh, Francesco, sei il più bello sposino del mondo. Beh, oddio, non dovresti proprio ringraziare me, ma a dire il vero il signor Marchese, perché dopo tutto quel vestito l'ho comprato con 10 galline e 3 secoligli. Che mio collato! Disgraziato ladro di galline! Vieni! Fortuna, se la provvidenza ci assiste. Ma colpa, basta questa storia della provvidenza. Lo vuoi capire?
per la prima volta nella storia si ripete il numero dell'anno scorso. Ma io mi